eletto 4 volte miglior allenatore della Serie A1 e 1 volta nominato allenatore dell'anno della squadra femminile dal CEV. Congratulazioni, benvenuto Max! È stata una premiazione speciale quella ricevuta a distanza di qualche giorno dal podio olimpico per Massimo Barbolini, vice allenatore della nazionale femminile di volley azzurra, medaglia d'oro a Parigi nell'ultimo giorno dei giochi. È stata la comunità di Piegaro a fargli omaggio a sorpresa di un riconoscimento particolare con la cittadinanza onoraria. Lui che umbro di nascita non è, ma umbro di adozione lo è diventato, portando all'inizio degli anni 2000 l'Assirio Perugia sul tetto d'Italia ed Europa e trovando la sua seconda casa proprio nei pressi del lago. Sorpreso ed emozionato, ha ringraziato i presenti con il locale Circolo Arci che aveva organizzato l'accoglienza. Una cosa inaspettata e incredibile. E questo sapete, ormai è diventato il mio paese, con molti di voi sono diventato amico, magari diventeremo ancora di più quando riusciremo a ritrasferirci di qua. E è una prova d'affetto per me incredibile. Grazie mille, grazie, buona serata, divertiamoci, festeggiamo. La cittadinanza gli è stata conferita testualmente per la sua eccelsa carriera sportiva e il suo modello di vita, ispirazione per le nuove generazioni. Oltre alla comunità di Piegaro, presente anche una delegazione della Bartoccini Perugia Volley, guidata dal presidente Antonio Bartoccini e dal capitano Imma Sirressi. Nel corso della serata, il coach modenese, che inizierà una nuova avventura negli Stati Uniti nella prossima stagione, ha ricevuto una targa in vetro, prodotto tipico piegarese, che riproduce il logo olimpico, e prima dei fuochi d'artificio è stato proiettato un video con i momenti salienti della straordinaria carriera di Massimo Barbolini.